Ornella Muti in una splendida forma al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino per la PS Il pittore di cadaveri, che contrariamente al macabro titolo è un'opera poetica che invita ad amare la vita, infondendo un senso di fiducia nel futuro. L'opera narra infatti la vicenda di un pittore stimato soprattutto per la sua capacità di stupire, oppresso dalla dipendenza di farmaci e alcol. Volendo creare un'insolita ed eccentrica performance, cerca di trafugare le spoglie del padre, ma viene arrestato e cade in una sorta di depressione. Gli viene così commissionato un ritratto, la moglie di un facoltoso committente. La donna da ritrarre arriva priva di sensi in una cassa. L'artista in qualche modo la rivitalizza e tra pittore e modella nasce un patto, e ad ogni richiesta della donna il pittore riceve in cambio un colore. L'unica spiegazione razionale è che qualunque cosa ti abbia colpita in realtà lo ti abbia uccisa. Che per qualsiasi ragione tu sia risuscitato. Ci sono delle malattie, rare ma ci sono, che rallentano il battito cardiaco a tal punto che una persona viene dichiarata morta. Quindi stai dicendo che... Che potrebbe essere un miracolo, cazzo, quando lo sapessi io, Peppe! Aspetta. Sentiamo le pulsazioni. Inizia lo spettacolo, che lui fa questo racconto, che viene beccato dalla polizia mentre tenta di fare una cosa non proprio consona per fare una sua opera d'arte. Quindi diciamo il fatto che poi gli commissionino proprio un'opera d'arte fuori dagli schemi, per lui è anche un po' un'occasione di provare, di riuscire a lavorare in un certo modo. Non so come dire, ci sono... L'altro personaggio, che è il signor Pepper, diciamo, che è il commissionante del... Lui è una persona ricca che può fare determinate cose senza essere perseguibile a livello legislativo, perché è una persona potente, ma non ha l'arte per fare una cosa del genere. Quindi si rifà al mio personaggio, a Vitavic, che ha l'arte per fare una cosa del genere, ma che quando ha provato a fare un'opera fuori, totalmente fuori dagli schemi, è stato beccato e arrestato. Quindi c'è, è un po' anche questo uno specchio, no? C'è chi può con i mezzi ed è intoccabile, e c'è chi non può, ma può soltanto con i mezzi dell'arte.